Il paradiso delle signore. 20 marzo 2019, Andreina informa Luca della scomparsa di Riccardo. Nella puntata de Il paradiso delle signore di mercoledì 20 marzo 2019, mentre Luciano informa Clelia che non potrà portare con sé il piccolo Carlo nella sua fuga da Milano, Andreina riferisce a Luca che Riccardo è scomparso. Il Guarnieri intanto inizia a soffrire per l'astinenza. Vediamo insieme le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 15.30 su Rai 1. Al paradiso si vivono momenti concitati. Lisa indaga sulla scomparsa di Vittorio mentre Oscar ha aggredito Clelia all'uscita del grande magazzino. La capocommessa si appresta a lasciare Milano ma dopo quanto successo con il marito, Luciano ha una brutta notizia per lei. Clelia non può fuggire con Carlo in questa puntata de Il paradiso delle signore del 20 marzo 2019. Luciano ha una brutta notizia da dare a Clelia. Il Cattaneo sta cercando in tutti i modi di aiutarla a fuggire da Milano e dal marito ma dopo che Oscar l'ha aggredita fuori dal paradiso, deve informarla che nella sua fuga non potrà portare con sé Carlo. Sarà una notizia sconvolgente per la capocommessa che proprio per il suo piccolo bambino aveva cercato rifugio al paradiso, entrandovi con dei documenti falsi. Luciano riuscirà ad aiutarla anche stavolta? Andreina informa Luca della scomparsa di Riccardo. Vittorio e Marta stanno aiutando Riccardo a uscire dalla sua dipendenza da oppiacei. Il ragazzo non ha smesso di drogarsi e si è messo nuovamente nei guai, facendosi trovare dalla polizia, in macchina, completamente fatto. Il conte ha così deciso di portarlo a casa sua, tenendo nascosto a tutti che il Guarnieri si trova da lui. Marta mantiene il segreto in casa ma Umberto e Adelaide iniziano a preoccuparsi per questa strana sparizione. Andreina, origliata la conversazione tra i cognati, informa Luca di quanto sta accadendo. La Mandelli è spaventata che questo fatto possa mettere in difficoltà il loro piano di distruggere da una parte i Guarnieri e dall'altra Vittorio Conti. Intanto Riccardo inizia a presentare i primi sintomi di una crisi di astinenza.